Obiettivi di oggi: non failare con la webcam un'altra volta, arrivare a Snowy City e vincere la medaglia di quella palestra. Beh, penso che ci siamo comunque, sia dai. Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati nel vostro AndroLink91, questa volta con la facecam. Non ho failato, almeno così sembra, e se non smette di registrare, come è successo un paio di volte, andrà tutto bene. Oggi siamo sul percorso 414, se non sbaglio. Andiamo a vedere. Monte Ice Storm. Allora, per vedere se siamo sul percorso 414, basta fare così. Uscire percorso 414, esatto. Dovrei arrivare a Snowy City e vincere la medaglia di quella palestra. Allora, sembra che per di là sia la strada per Snowy City. Siamo immersi nella neve fino al collo. Oh, TM46, bene. E tu, allenatore, cosa mi dici? Non sei un allenatore. Stavo cercando un Ursaring, ma ho detto che è troppo forte. Quindi, come ho detto, l'obiettivo è arrivare a Snowy City e vincere la medaglia di quella palestra. Oh, non ci sono più BP per quella mossa, quindi andiamo di Iron Tail. Iron Tail in giapponese. Pulsewind, un Iron Tail che non dovrebbe fargli nulla, dato che è acciaio, lui è tipo terra. Andiamo di Body Slam. Oh, ehi! Oh, saliamo a 50 con par. Mamma mia, paragli a 50. Andiamo un po' con Growlithe. Dovrei essere tranquillo con Growlithe qua sopra. E quasi tranquillo. Dunque, switchiamolo. No, è un po' particolare la situazione in cui mi trovo ora. Perché ho davvero pochissimi lanciafiamme con Growlithe. Ok, ma dovrebbe averne 12 o 13. Tu? Allenatore? No. Dunque, mi sono spesso lamentato di questo gioco sul fatto che gli allenatori siano sempre gli stessi, ovvero che abbiano gli stessi Pokémon. Però, oppure anche che gli NPC abbiano tutti quanti lo stesso testo. Però, spezzo una lancia in favore dicendo che le aree sono ben curate. È la verità, le aree sono ben curate. Non sono lasciate al caso. Quello mi piace. Quello che non mi piace è che i Pokémon siano sempre, cioè gli allenatori abbiano gli stessi Pokémon, capito? È quello che mi dà maggiormente fastidio. Per il resto ci sta, il gioco è bello. Però cura troppo poco certi particolari che sinceramente a me non mi fanno proprio cascare braccia per terra, se devo essere sincero. Allora, no, vabbè, rimango un attimo con. Vabbè, ho sbagliato mossa, ma va bene uguale. Allora, dicevo, insomma, anche piccoli particolari che ti fanno, diciamo, storcere il naso quando poi il prodotto è finito. Ok, allora, nella neve stiamo davvero messi male perché non possiamo correre più di tanto. E ok, qui possiamo correre invece, quindi. Oh, guarda un po'. Gli alberi spogli, ma in teoria. Boh, non sono un grande esperto perché abito su una città marina portuale, quindi insomma non so di preciso come funzioni nei posti con la neve, ma in genere in montagna non ci sono alberi sempre verdi? Lo dico da ignorante, lo dico, non dico da. Sono proprio ignorante, lo ammetto proprio. Allora, potevo farmela tranquillamente, ma ho deciso di complicarmela perché sennò non c'è gusto. Vabbè, la Pokéball l'abbiamo presa. Dive Ball. Ok, vado di qua. Ok, posto così allora. Neanche tanto complicato alla fine. Dunque, dovrei trovare Pokémon di tipo ghiaccio, ma trovo più che altro Pokémon normali. Ghiaccio, poca roba. E elettro poi. Oh, ok. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dunque, boh, non lo so. Frozen Lake. Abbiamo anche un lago ghiacciato. Dynamo! Wow! Oh! Oh, super pozione, molto interessante, molto utile. Ok, sta tremando, ha detto, poverina. Lanciafiamme su Munchcrow.
Ok, dovrei essere più parsimonioso con il lanciafiamme perché comunque sia una mossa molto potente. Ok. Cerco di evitare discorsi inutili con altri NPC che non c'entrano nulla. A posto, prendiamo un po' sta Pokéball. Però questo qua mi intriga, per esempio. Questo ci voglio parlare. Nulla. E che ca... Va bene. Ho aspettato anni dietro a quegli alberi ghiacciati. Volevo avere la speranza di combattere contro di te. Ce l'hai. Pezzo di merda. Muten, andiamo a fargli il culo. Ma cosa fai? Questo è un attacco. Electivire cambio molto volentieri. E Light Screen, ti odio con tutta la vita. Vai giù. Oh, cazzo. E lo rivitalizzo. Vabbè, è morto. Insomma, morto, tra virgolette. Oh, sei molto abile nelle battaglie Pokémon. Mi allenerò più duramente per batterti la prossima volta. Gioisce essere più forte di me perché il rischio di essere il migliore puoi perderlo in ogni momento. Ci vediamo presto. Cos'è per caso un avvertimento, Diamond? Mi stai per caso minacciando? Quello mi ha visto con la vista super, la super vista, cioè. E va a dormire. Critical Hit, vedi? Tu devi Flozzle. Pokémon d'acqua. Snorlax che se ne va a dormire. E vaffanculo. Non l'avete capito? Io lo revitalizzo sempre. Perfetto. Oh, ero da 50 Growlithe. Oh, dov'è? Eccolo qua. Beh, nella palestra mi servirà comunque sia, eh. Nella palestra mi servirà. Oh, Snowsy City. Wow. Staravia per Poliwhirl. Non so neanche dove si trovano Staravia. Ok, questo cos'è? Ah, è porto. Non credo mi servirà al momento. Ah, cavolo. Ok. Oh, eccola qua. Ciao, young man, giovane uomo. Sono Sofia, la capopalestra di Snowsy City. Sono qui per meditare e allenarmi. Ora andrò alla mia palestra. Oh, sta ancora qua questa? Ma che bastarda. Vediamo un po' se c'è. Ah, c'è il rosso. Allora sì. E la vecchia amica, è bello vederti. Rincontrarti mi fa ricordare la nostra prima battaglia al di fuori della palestra di Zeri. Della prima palestra di Zeri. Ora ho 7 medaglie. Me ne serve solo una prima che io possa vincere il campionato di questa regione. Combattiamo come i vecchi tempi, ma non ci siamo già incontrati altre volte? Ora hai anche un Salamence. Oh, e allora, dai. Perfetto. Mi serviva giusto per attivare, per attuare il mio piano. Attivare suonava male, quindi ho detto attuare. Perché fai reversal, contropiede, se io uso una mossa speciale? Sai, Tara, è molto difficile per me che qualcuno competa contro di me. Che qualcuno con cui io competa contro... Cioè, allora, è difficile per me ammettere che qualcuno contro cui io competo sia più forte di me. Molto presto, ad ogni modo, presto, molto presto, diventerò il miglior allenatore in questo mondo. Lo diventeresti se solo tu avessi i Pokémon giusti. Allora devo andarmi a curare, ovviamente. Però mi sono accertato che la capopalestra c'è questa volta. Eccoci qua, vediamo che Pokémon usi. Glalie, ma niente male. Jinx, no, Jinx cambia, mando Growlithe. Ok, baby, e una è andata. Oh, interessante. Molto interessante sta cosa.
Cloyster, no, Cloyster lascio Pika, lascio Raichu. Mi sbaglio con Pikachu, non capisco perché. Ah, questo è erba ghiaccio. Oh, Lapras. Ok, Lapras è schiattato anche lui. Ah. Ok, sì, così. Bene, e affrontiamo anche lui. No, porca, perché? Cioè, ho detto, ok, c'è un polso, è meglio che cambio Pokémon. Poi il cervello mi ha detto, no Andrea, usa fulmine. E ovviamente ho ascoltato il mio cervello. Mo possiamo mandare Raichu, che c'aveva paura in questa. E vai. Mi ha fermato, perfetto. Ah, oh, forse questa è l'ultima allenatrice che incontriamo. Dewgong. Perfetto, ok. E infatti sì, lo è. Dunque a questo punto metto davanti il mio fidato Growlithe. Switch. E su Growlithe, ok, andiamo. Allora, è una giovane allenatrice. E uno è andato. Oh, Lapras, devo cambiare su Lapras. Pioggia danza. Mando Magmar a vedere cosa fa. Fa idropompa, ma c'è tuono! T-Bolt. Beh, è fatta. Dato che piove, posso usare tuono. Posso spammare tuono, per usare un termine da gaming. Posso spammare tuono tutte le volte che voglio. Ok, Abomasnow. Abomasnow dovevo cambiare. Mando Manectric giusto per prendere il colpo. Ed è anche paralizzato, molto buono, molto buono. Questa capopalestra è abbastanza semplice. Ma che bastarda. Ottimo lavoro, Tara. Ora che hai battuto la mia palestra, sei a un solo passo dalla Lega Pokémon, le Super 4. Hai vinto la Glacier Beige. Ah, posso usare HM08. Ok. Ovvero sub praticamente. La prossima tappa è andare a Drake Breath City. Dove c'è l'ultima palestra. Ok, sono molto eccitato per l'ultima palestra della Lega di Zeri. Quindi considera che questo episodio può anche concludersi qui. Spero vi sia piaciuto. Nel prossimo affronterò il percorso 415, credo. Non lo so neanche io che percorso è. Fatemi andare a vedere. Percorso 415, arriverò alla Victory Road, ma dovrò scendere al percorso 416 per arrivare a Drake Breath. E forse dovrò andare a Monte Draken o Draken, non lo so. Poi Victory Road, Zeri Champion, ovvero il sito della Lega di Zeri. E poi dovrei andare qui effettivamente. Ci sono altre 8 città. Altre 8. E poi c'è un'altra lega. La Loren Champion. La lega di Loren. Qui c'è un percorso che non si sa cosa sia. Comunque sia, io come sempre vi ricordo che sotto ogni video praticamente, nella descrizione trovate i link alla pagina di Facebook, i link alla pagina di Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye.